Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi ho chiesto sulla mia pagina Instagram, Peppe893, di propormi un argomento per un nuovo video. E cosa mi avete proposto? Beh, i voti del mio secondo anno. Effettivamente il primo video sui voti del mio primo anno di medicina è andato discretamente bene, quindi ci stava a riprodurre. Vi invito però a vedere il video sul mio secondo anno di medicina, l'anno più disastroso, l'anno più pesante, l'anno più particolare della mia carriera, secondo me, che ho già registrato qualche anno, non parlando ovviamente di voti, ma parlando di sensazioni e di esami andati un po' così così. Detto ciò, ragazzi, vi faccio vedere però due cose, ovvero le mie felpe, magliette, c'è un po' di tutto, a tema team medicina, questo è team gineco. Qui abbiamo anche, vedete, io l'ho personalizzata, ho scritto dottor Giuseppe Lupica, e qui c'è anche il team medicina, che sono magliette, felpe, t-shirt, c'è un po' di tutto a tema ginecologia, tema ostetricia, tema pediatria, tema chirurgia plastica, dermatologia, insomma, c'erano un po' tutte le specialità. È quello generico team medicina ed è un progetto che va in beneficenza. Il ricavato, che è purtroppo minimo perché la maggior parte del costo della felpa se lo tiene il sito, andrà in beneficenza. Io non ci prendo nulla, però sono delle felpe carine, simpatiche. Quindi, se volete contribuire a questa piccola idea che ho lanciato, scrivetemi sotto nel panel sotto trovate dove poterla acquistare. Ma fine del momento spam, ragazzi. Come sempre, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, attivando la campanella, e ben il 70% di voi non è ancora iscritto, quindi fatelo. Seguitemi in tutti i social, Instagram e TikTok soprattutto, il canale Telegram dove trovate libri, dispense, file, tutto gratuito per voi. E noi ci vediamo in chiacchiere, via con la sigla! Andiamo ad aprire la pagina di S3, che era la pagina dell'università che molte università so che utilizzano. S, mettiamo l'università che non siete un cavolo. S3 Unicampus. Vediamo se mi ricordo la password, che ogni volta me la dimentico, me la sono dimenticata ogni volta. Easy, comba, accedi, mamma mi frega tutte. Login, lo i tamburi. E lei non è lei, ma quando ci vuole? È lei! Situazione regolare, bellissima. Comunque è cambiato S3. Andiamo subito a vedere gli esami appelli. Ho già fatto il video sul primo anno che vi lascio qua sopra. Andiamo a vedere gli esami del secondo anno. Premessa, come ho detto anche in quel video, è stato un anno particolare. Un anno difficile, non ho problemi a mostrarvi i miei voti che non sono eccellenti per il secondo anno, però è importante che io vi faccia questa premessa perché è stato un anno difficile, soprattutto dal punto di vista dello studio. Non ero preparato a studiare in questo modo, ho dovuto modificare il mio metodo di studio ed è stato un anno pesante perché, come detto in quel video, vedevo i miei colleghi eccellere e io avere delle piccole difficoltà. Diciamo che ad eccezione dell'esame di anatomia che è andato particolarmente male per un motivo ben specifico, non so se l'ho detto in quel video, magari ve lo ridirò oggi in questo video. Gli altri, effettivamente, che poi uno, un altro esame, è andato un po' malino. E inoltre non vi mostrerò gli esami che io ho fatto al terzo anno, perché c'è biochimica che al campus di medico si fa al secondo anno, ma io l'ho fatto al terzo anno perché non ne avevo fatto in tempo. Vediamo se si capisce da qua. Anno, ok, perfetto. Il primo esame che io ho fatto era introduzione alla medicina. Introduzione alla medicina era un esame un po' strano. Sostanzialmente era un esame dove era un po' etica, un po' bioetica, insomma, non è che l'abbia ben compreso. Mi è piaciuto da certi punti di vista, ma da altri punti di vista non mi è piaciuto per niente perché ovviamente non lo comprendevo. Quindi, introduzione alla medicina, secondo anno, che era diviso in due parti, una del primo e una del secondo anno, 5 crediti per quella del primo anno e 3 crediti per quella del secondo anno, verbalizzati 18-2-2014, appunto, come dicevo, proprio quindi che era il mio secondo anno. Abbiamo preso la bellezza, sentite, udite, di 26. Che come dico sempre, i voti vanno bene tutti, soprattutto in queste materie che magari tu studi o non studi perché la voglia di fare determinate materie è un po' così, o le fai tanto per fare. Intanto sto facendo lo screenshot per farvelo vedere. Onestamente parlando, è un voto non brutto, perché comunque un 26 è un ottimo voto. Correlato al tipo di esame, secondo me un po' basso, nel senso che mi spiego meglio, va benissimo, firmate tutto, ok, però in confronto alla difficoltà di studio, che non era impossibile come esame, perché poi alla fine l'ultima parte erano solo 3 crediti, quindi capite bene che era un libricino o qualcosa del genere, ma non mi ricordo onestamente bene, guardami quanto mi ricordo di questo esame, io potrei fare sicuramente di più, non dico un 30 e lode, ma un 28 secondo me era un voto più adeguato. Ora ribadisco, tutti i miei colleghi che studiano al campus, che hanno fatto altri esami, non vi vergognate, pigliate 26, firmate, anche perché va
ho fatto una contestualizzazione. Questo esame io lo stavo preparando con Anatomia 2. L'ho fatto dopo Anatomia 2. Quindi, capite la mia voglia di studiare dopo l'esame di Anatomia 2 che era, mi ha tolto l'anima, la vita, ogni momento della mia, cioè veramente una cosa assurda. Quindi contestualizzato è un ottimo voto, perché io non avevo voglia di studiare. Valutando la difficoltà dell'esame in sé per sé, si poteva fare secondo me di più. Come dico sempre, i voti prendete tutto e non vi preoccupate. Poi vabbè, c'è Anatomia 2 parte 2, che non vi posso fare vedere perché da noi Anatomia era divisa in tre parti e quindi è stata verbalizzata direttamente poi a giugno. Io ad Anatomia 2, dovete credermi sulla parola perché non vi posso mostrare lo screen, ho preso 26. Devo dire che è un ottimo voto, perché normalmente i voti al campus, per chi studia al campus l'ha visto, diciamo i 30 erano veramente difficili da prendere Anatomia, 28 era il voto medio che si prendeva alla fine, 26 era un ottimo voto di passaggio. Diciamo che quelle poche persone che sono riuscite a prendere 28 alla fine poi sono riuscite magari a fare il salto verso il 30. Chi ha preso 26 generalmente è arrivato sul 28, almeno questo era l'andamento, quindi se vi può consolare, se avete preso un 26 o un 25, non vi preoccupate. Anatomia comunque va anche bilanciata con la difficoltà del tipo di esame, con la prima prova di un esame veramente complesso da medicina, perché un po' perché ti mettono timore le persone, anatomia, oh mio Dio, anatomia l'esame è più difficile, un po' perché comunque ci pensi, ci sono un po' di difficoltà, un po' di dinamiche che magari su esami del primo anno, come poteva essere biologia, come poteva essere chimica o fisica, ti portavi dei rimasugli del liceo e quindi lo studio è stato molto più agevolato. Anatomia, tranne i primi concetti, poi iniziano rapporti, i rapporti della carretto-cavità dell'epiploma che si perde, e il cavo del Douglas che non capisci, e il cavolo di coso, non mi ricordo come si chiama, insomma, è un casino assurdo. Quindi, per tutti i colleghi del campus, 26 secondo me è un ottimo voto, accettatelo, accettate tutti per l'anatomia. Poi in realtà c'è da dire anche un'altra cosa, sotto 24 al campus ti consigliano caldamente di rifiutare, ma questa è un'altra storia, però 26 è un ottimo voto, quindi state assolutamente tranquilli ragazzi, che sto cercando anche di fare mente locale. Tre esami ho dato al secondo anno, mini video questo ragazzi. Vabbè, allora andiamo direttamente con il voto finale di Anatomia, ma prima di dirvi il voto finale faccio la premessa. Anatomia 3, quindi era neuro più apparato riproduttore maschile e femminile, e veniva composto così. Allora, diciamo che il voto della prima parte, che io presi ottimo, non so se ve l'ho detto nello scorso video, che corrisponde 28-30, serve un po' per arrotondare. Se prendi sull'8 27,5 lo arrotondano a 28, se hai preso meno di ottimo te lo arrotondavano a 27, più o meno questo era l'andazzo. Poi il voto di Anatomia 2, quindi quel fantomatico mio 26, serviva di base per diciamo valutare e fare media con Anatomia 3. Anatomia 3 si deve in questo modo: c'era la prima parte, il professore 1 che ti interrogava, generalmente ti faceva o la domanda su un nervo cranico o un nervo periferico, oppure su un organo, un apparato sia maschile o femminile. E poi andavi dal professore finale, dal boss del livello finale dei videogame, che andava a confermare, abbassare, aumentare, poi era quello che decideva un po' le sorti del tuo esame. Bene, io mi presento ad Anatomia, come dicevo prima, con un ottimo, un 26, discreto voto, non eccellente, ma un buon voto secondo me per Anatomia. Mi siedo a questo 26, a premessa, a piccolo inciso, non ve l'ho detto, ma è la prima, mi ha già bocciato Anatomia 3. Lo dico, non ho motivi di nascondermi, le bocciature nella carriera universitaria di tutti ci stanno, di uno studente e anche di un adesso medico, ma prima studente di medicina, perché fa parte della nostra carriera. Anatomia 3 io ho avuto sempre difficoltà e soprattutto ho avuto grosse difficoltà con l'ansia. Tant'è vero che la bocciatura della prima parte, cioè di Anatomia 3, è sulle materie che io so meglio, perché faccio adesso il ginecologo, e già da prima mi piacevano, perché mi chiesero una cosa sull'ovaio, sulle arterie dell'ovaio, che io sapevo a mena, o sull'arteria dell'endometrio, ma non mi ricordo, insomma che io sapevo a mena dito, tant'è vero che quando mi fece la domanda il prof, i miei colleghi si girarono dicendo beh, mo Peppe lo smonta, perché avevo studiato fino alla nausea, cioè era quello che io spiegavo a tutti i miei colleghi, ecco. L'ansia mi ha fregato e non ho risposto, quindi per farvi capire che l'ansia può dettare l'esame, quindi l'esame non è dettato soltanto dalla vostra preparazione, che sicuramente incide, dalla fortuna della domanda che vi fanno, ma anche da come voi gestite quel momento. Quindi per questo io insisto tanto e ho cercato di raccontarvi i miei metodi per gestire l'ansia, perché io quel giorno l'ho detto basta, io non posso andare all'esame, stare male e farmi pure bocciare perché non rispondo all'esame perché ho l'ansia e vi discorrendo. Insomma ragazzi, chiuso il pippone, mi siedo all'esame, prima domanda rispondo, professore mi fa i complimenti, seconda domanda
rispondo, mi fa dei nuovi complimenti. Mi fa: Giuseppe, bravissimo, partivi da 26, io ovviamente ti posso portare a 27, perché non era il voto finale, ma era uno step che ti dimostrava al boss finale, era di quel level up, al boss finale del game, che tu avevi effettivamente una buona padronanza della materia e che meritavi di andare a concludere questo percorso. Quindi era tutto verso il 28. Oh, vado al prof che era, tra l'altro era l'ultimo prima della pausa pranzo, io piccolo inciso, mi ricordo pure questa cosa qua, va bene. Vado a fare questo esame qua, mi fa la domanda. Prima domanda rispondo, seconda domanda rispondo. Stava andando bene, quindi tutto bellissimo verso un 28. E secondo me era un ottimo voto, io avrei firmato col sangue, tant'è vero che ho firmato tutto anche più basso, figuratevi, firmavo col sangue. Bene, mi siedo qua, mi fa questa domanda, mi fa l'ultima domanda per completare l'iter. Non mi ricordo che cavolo era un fascio che non me lo ricordo perché l'ho vomitato alla mia vita, vuoto più totale. Questo fascio non lo conoscevo, che tra le altre cose, piccolo inciso, non c'è da nessuna parte, nessun libro, ho chiesto a 50.000 miei colleghi, nessun mio collega sapeva qual era questo fascio e nessuno l'ha trovato. Ma lo sono trovato proprio io all'esame. Non so perché sono stato sfortunato, non lo so, non ve lo dico, non lo so, non voglio me, non lo sapevo. È nata tutta una polemica su questo fascio che lo dovevo sapere, no? Ed è vero che mi voleva bocciare, no, tu non puoi non sapere questo fascio fondamentale. Oh, nessun libro c'era, ma era fondamentale, va bene. Scusi prof, ma è così. Almeno poi non mi ricordo qual era questo fascio, quindi vabbè, però non lo si trovava e mi voleva bocciare. Io ho detto: no prof, non mi può bocciare, questo esame non mi può bocciare assolutamente, mi dia qualsiasi cosa. E quindi, perché non voglio più fare l'esame di anatomia, era già la seconda volta, non potevo farcela, psicologicamente era molto distruttivo. Mi fa: va bene, vado in pausa pranzo, torno, ti faccio un'altra domanda. Fa la pausa pranzo, torna, mi fa l'altra domanda. Rispondo bene. Allora, in relazione al 26, all'ottico, al 27, alla scena presunta muta di prima, via discorrendo, esce questo voto qua. Quindi, anatomia umana, 13 crediti più 4 del primo anno, 23. Allora, è un voto bello, è un voto brutto. Io come sempre dico accettate tutto. Come vedete, io ho accettato tutto. Uno, perché non avevo intenzione nella storia di rifare di nuovo anatomia, quindi assolutamente no. Ma poi anche perché la dinamica era quella che vi ho raccontato. Ve lo sto raccontando veramente con onestà, che se vengono a sapere i professori, quindi voi del campus, per favore, questo video non fatelo vedere a nessuno, mi raccomando, confido in voi, perché se ne vengono mi stracciano probabilmente la loro. Ma è la verità, purtroppo, è andata così, almeno come la mia versione, che ho raccontato a tutti per tutta la mia vita, quindi è questa. È andata così l'esame, quindi contestualizzato mi sta anche bene. Va valutato, però un esame come anatomia, ragazzi, cioè, ma veramente state a rifiutarlo? Ma veramente volete rifiutare anatomia, un esame così pesante? Cioè, firmiamo. E adesso andiamo all'ultimo esame, ovvero la buon fisiologia. E chissà. Perché questa mia espressione, beh, scherzi a parte, grandissimo professore, di un'intelligenza e una preparazione unica. Fisiologia era divisa anche qui in tre parti: 1, 2, 3. Sulla 1 ho avuto le mie difficoltà, mi ha bocciato 2-3 volte. Ah, ecco cosa ho fatto a gennaio. A gennaio ho fatto anatomia, fisiologia 1. Non mi ricordo quanto ho preso il quello per superarlo, ma non mi ricordo. Poi c'era la seconda parte, fisiologia 2, che si dava a febbraio, ma che io diedi a fine luglio, perché non ce l'avevo fatta a gennaio a darmi, a gennaio, ma a febbraio quello che era, che dava un punteggio, mi pare che era massimo 22 punti, domanda e risposta aperta, massimo 22 punti, ma era difficilissimo. Cioè, per superarlo, per poter accedere all'anatomia 3, devi prendere 8 su 22. Ma era difficilissimo prendere questo 8 su 22. Tantissima gente veniva bocciata. Tant'è vero che poi è stato anche mandato a 10, per renderlo ancora più difficile. E veniva bocciato. Quindi voi del campus sicuramente me lo confermate questa cosa qua. Vabbè, Morella, favola, prendo 10 e mezzo, 11. Quindi passo alla seconda parte. Poi non si deve rapportare, perché ovviamente è una scala tutta strana, ma non valeva niente in termini di voto finale. Vado a fare l'esame. Onestamente la dinamica di questo esame non me la ricordo. Mi ricordo che mi chiese il lattogeno placentare e gli risposi. Poi non mi ricordo che cavolo mi ha chiesto, che non mi ricordo come gli ho risposto, vi devo essere onesto. Morale della favola: fisiologia umana, 14 più 3, 17 crediti. Tanto è vero che l'ho fatto la terza parte a settembre. 25/9/2014, 26. Voto anche qui discreto, onesto. Non è il voto migliore della storia, non è nemmeno il voto più brutto della storia. Però è un voto che ci sta, nella sua logica ci sta. E quindi niente, ragazzi, come potete vedere anche io non ho avuto voti eccellenti, cioè anatomia ho fatto contestualizzato, però nemmeno un 30 e lode in questa appello. Quindi insomma ci sono stati esami belli, esami brutti,
Però ribadisco, ragazzi, godetevi il percorso, affrontate la situazione nel migliore dei modi, non vi impanicate per un voto basso e non vi fermate ad un esame. Cioè, rifare anatomia, avrei dovuto rifiutare, quando me la davo e quanti esami rimanevi indietro, ragazzi, è assurdo. Quindi nessuno vi giudicherà per questo 23, non lo sa, nessuno lo sa, perché tutti voi, ma io sono una persona onesta e sapete quanto a me non me ne frega niente dei voti, perché la mia preparazione non si basa solo sul voto, ma ci sono determinate dinamiche particolari che non sappiamo degli altri. Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, supportatemi con un bel like, un commento qua sotto, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi sui social, Instagram e TikTok, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi!